torniamo a parlare di mobilità con l'assessore all'ambiente del comune di Lecco, Renata Zuffi, perché siamo entrati oggi nel vivo di un nuovo progetto che è ereditato dall'amministrazione precedente, si chiama Climb. Ecco, innanzitutto chiederei all'assessore che cosa, insomma, questo progetto coniuga educazione, mobilità e sostenibilità. Che cosa significa, in che cosa si tratta e innanzitutto chi sono gli attori principali di questa nuova iniziativa? Buongiorno a tutti, grazie di avermi invitata per raccontarvi questa esperienza, secondo me molto molto innovativa e che farà da scuola, io spero, nei prossimi anni ad altre iniziative di questo tipo legate al mondo scolastico, non solo alla scuola primaria ma anche agli altri ordini di scuola. Gli attori coinvolti sono il Comune come amministrazione che promuove questo progetto, la Silea che ci aiuta in qualche modo a finanziarlo, soprattutto però i volontari, le famiglie, i bambini del Piedibus e quindi della cooperativa Ecco86 e la fondazione Kessler di Trento che ha in qualche modo reso innovativo un progetto che c'era già, cioè quello del Piedibus. I nostri 500 bambini che continuano anche in questo periodo così difficile, grazie ai volontari, a seguire, ad essere accompagnati a scuola col Piedibus, lo affrontano secondo una logica che è quella della sostenibilità, della mobilità sostenibile, in due modalità. Una legata alla sicurezza, quindi il Piedibus diventa smart perché l'appello che viene fatto ogni mattina viene fatto in perfetta sicurezza. I bambini hanno un'app all'interno dello zaino, l'accompagnatore fa automaticamente l'appello senza bisogno di fermarsi agli angoli delle strade e l'app gli rivela anche la vicinanza del bambino, quindi tutto il percorso viene fatto in sicurezza. Questo è un elemento innovativo di questo progetto qui. L'altro invece è molto più legato alla scuola, alla didattica, ma in una logica di costruzione di un'educazione alla sostenibilità e alla mobilità dolce. Per quale ragione? Il camminare realmente nel territorio permette ai bambini che partecipano, ai bambini di due comprensivi, Lecco 1 e Lecco 3, con quattro scuole primarie, la Santo Stefano, Chiuso, Belledo e Acquate, di macinare proprio fisicamente camminando dei gettoni di chilometri che gli permettono di aprire e accedere al sapere che in classe hanno costruito con le loro insegnanti attraverso alcuni progetti che riguardano il territorio nazionale, internazionale o addirittura del territorio della storia. Quindi coniugano una modalità nuova di fare didattica con una realtà che è quella di imparare a camminare. Perché questo progetto mi piace molto, mi interessa, ringrazio l'assessore Dossi e l'assessore Fusi che l'hanno avviato prima di me e del quale non solo voglio raccogliere l'eredità ma voglio che diventi un progetto importante per noi, è perché noi ci educhiamo, noi tutti lecchesi, a diventare cittadini attivi, perché le famiglie che vengono coinvolte in questo progetto cambiano insieme ai loro figli di stile di vita. Stile di vita vuol dire che la mobilità deve essere una multimobilità, io devo poter imparare che posso andare in auto, usare l'auto quando serve, usare il mezzo pubblico, ma anche andare a piedi in quella logica soprattutto legata alla scuola dell'ultimo miglio, che vale per la primaria ma che nella situazione in cui stiamo vivendo secondo me vale ancora di più per la scuola di primo grado e per le superiori che presto speriamo di riportare a scuola. Ecco, l'ho citato prima, sono quattro appunto classi, quattro scuole, che hanno aderito a questo progetto. È una risposta sicuramente positiva, ma c'è ancora molto da fare in termini di educazione alla sostenibilità. Qual è la percezione, insomma, dalla sua posizione di assessore? Che bisogna sperimentare. Direi che siamo tutti più consapevoli che non possiamo tornare alla vita di prima nella nostra città, come in tutte le città, non solo d'Italia, ma a questo punto mi sento dire del mondo. Non vuol dire che non usciremo più di casa, vuol dire che quando lo faremo in modo più consapevole e soprattutto riappropriandoci dei nostri spazi, che per questa ragione devono essere sicuri, come per esempio l'app che accompagna i nostri figli. Ma io devo pensare da genitore che forse tra lo scegliere se accompagnare a scuola in macchina, in automobile, mio figlio e
accompagnarlo in un luogo dove lo lascia, qualcuno lo accoglie e lo porta, costruisce una mobilità più sostenibile per tutti, e per tutti diventa una qualità della vita migliore, perché abbassiamo per esempio la produzione di CO2, che è il grande obiettivo dell'Agenda 2030. Sembrano dei sogni, in realtà sono convinta che sia un po' quella goccia, quella somma di goccia che colma il mare della sostenibilità. Certo, se non diventa una scelta, che diventa una prassi quotidiana, ma sembra un'eccezione, diventa un peso. Questi bambini stanno sperimentando che è bello andare a scuola a piedi, e che l'andare a scuola a piedi ti aiuta a conquistare. Nel gioco conquistano i chilometri per imparare, ma nella vita conquistiamo che stiamo tutti meglio. La qualità dell'aria, che anche il recente report non dà, insomma, particolarmente buona. Ecco, se mi permetto, ricordo a tutti che non siamo virtuosi dal punto di vista della produzione di CO2, quindi tutti virtuosi come cittadini lecchesi e dell'hinterland lecchese. Quindi penso che sia interesse di tutti trovare delle modalità che ci permettano di non perdere i servizi che ci sono necessari per la vita di tutti i giorni, che è una vita complessa, ma nello stesso tempo non perdere anche la possibilità di migliorare la nostra salute. Grazie Assessore Zuffi, e insomma buon lavoro. Grazie anche a lei.